degrado e lastre di amianto e spazzatura nella zona industriale all'Annunziata, nel comune di Castellabate, a segnalare attraverso una nota stampa corredata da diverse foto è il capogruppo di minoranza Alessandro Lo Schiavo. Alcuni cittadini mi hanno sollecitato di intervenire rispetto alla presenza di lastroni di amianto alla località Annunziata. Dopo che mi è stato segnalato questo episodio, ho voluto di persona verificare quanto accaduto, quanto mi era stato raccontato, e effettivamente ho potuto constatare, anche con del reportage fotografico che ho legato alla mia denuncia, segnalazione, uno stato di pericolo evidente, per quanto questi lastroni fossero contenuti in dei teli avvolgenti con del nastro che evidenzia in maniera netta, chiara, del pericolo amianto. Mi dicevano che questi blocchi sono lì presenti da diversi mesi, addirittura che fino a qualche settimana fa erano scoperti e solo da poco sono stati avvolti in questi teli avvolgenti. Non sto a ricordare che il cattivo tempo incombe, l'inverno sta per arrivare, quindi voi immaginerete la forza logorante delle piogge o delle future grandinate che potranno chiaramente distruggere i teli, iniziare l'opera di sfibramento di questo materiale altamente nocivo per l'ambiente e per noi tutti. Da qui la mia segnalazione, che va nella direzione di mettere in sicurezza e di ripristinare lo stato dei luoghi, ma soprattutto di aprire un forte dibattito rispetto al tema amianto, e quindi ho fatto una serie di richieste che vanno dalla possibilità per l'amministrazione comunale di iniziare un vero e proprio censimento, quindi sia rispetto al pubblico che al privato, della presenza di amianto. Se non vado errato, forse per le scuole era stato avviato questo tipo di discorso, e dopo aver fatto questo censimento di avviare un progetto partendo proprio dalle situazioni più critiche, rischiose, nocive per l'ambiente e per la salute di tutti noi, e soprattutto è doveroso a questo punto installare delle telecamere di videosorveglianza nei punti critici del nostro territorio, ma soprattutto nella zona industriale, per scongiurare qualsiasi altra azione criminale, perché questo poi lo dobbiamo definire azione criminale e non altro. Ora mi auguro che il sindaco, il comando vigili, intervengano prontamente per mettere fine a questo scempio ambientale.